Ragazzi, se avete bisogno di crediti, fifaeasy.com, come al solito in descrizione, sicuri, veloci ed economici, mi raccomando, inserite il coupon malati15, potrete usufruire di un 8% di sconto. Un buon video a tutti. Bella a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti oggi in questo nuovo video qua Spike per NMDF, un buon lunedì sera a tutti, non vi riuscite e non vi riuscirete mai a liberare di me. Eccoci qua, la terza review di fila, stiamo parlando ovviamente di Pierre-Emerick Aubameyang. Prima di iniziare ci tengo a sottolineare che sarà una review un po' più duratura, durerà un 30 secondi, un minutino in più rispetto al mio standard, ma lo reputo necessario perché è davvero qualcosa di incredibile, ma ne parleremo col tempo. Andiamo subito a vedere le statistiche in carta: 97 di velocità, 83 di dribbling, 86 di tiro, 80 di passaggio, 75 di fisico e 38 di difesa. 12 partite giocate, 30 gol fatti. 30 fottutissimi gol fatti. 3 stelle piede debole, 3 stelle mossa abilità. Lo reputo il giocatore più prolifico finora che ho provato, forse anche il più forte, ma ci sarà tempo assolutamente per parlare di tutto. Iniziamo come al solito dai pro. Primo pro di oggi è la velocità, 97 di statistica in carta, a cui aggiungiamo un 98 di accelerazione, scusate, e un 97 di velocità scatto. Velocità mostruosa, distacca l'avversario, non so davvero quanti aggettivi poter trovare per questa caratteristica. Velocità, appunto, come ben saprete, fondamentale e caratteristica base, appunto, di Pierre-Emerick Aubameyang. Il tiro è il secondo pro di oggi, 86 di statistica in carta, a cui aggiungiamo le nostre solite 4 sottocategorie: un 82 di potenza tiro abbinato a un 81 di long shot, un 86 di tiro al volo e poi un 83 di tiro a giro. Mi sono trovato meglio col tiro a giro, appunto, di cui troviamo statistica in carta di 83, la più bassa complessiva tra il tiro. Anche il long shot non è male, ma mi ha colpito sinceramente di più il tiro a giro. Il dribbling è il terzo pro di oggi, 83 in carta, a cui abbiniamo un 84 di agilità, un 83 di controllo palle, un 87 di reazione, davvero fondamentale secondo me, e un 69 di equilibrio che, devo dirvi la mia sincera verità ragazzi, non ho sentito come in altri giocatori. Anche se ha un equilibrio che secondo me è fondamentale, appunto, come ben saprete, lo reputo davvero un ottimo dribbling, davvero davvero ottimo. I passaggi corti sono il quarto pro di oggi, 81 in game. Riuscirete a dialogare bene col vostro compagno di riparto, quindi anche sotto questo punto di vista non delude Pierre-Emerick. Il posizionamento e la finalizzazione sono gli ultimi, penultimo e ultimo rispettivamente pro di oggi, 89 in game per tutte e due le statistiche. Sempre, sempre al posto giusto, al momento giusto. Ragazzi, è una frase fatta, è una frase che dico spesso in una review, però qua lo dico per davvero, lo dico col cuore perché è così davvero, in quanto è sempre, sempre lì, è sempre sul pezzo, è davvero incredibile, abbinato a un'ottima, se non mostruosa finalizzazione, anche 89 qua in game, appunto. Che si dimostra secondo me maggiore, ma di tanto. Vedrete in clip, io penso che vedrete in clip davvero solo gol, perché ho segnato davvero tanto. Il giocatore più prolifico che abbia recensito, che abbia provato fino a questo punto di FIFA 16. Ed anche oggi ragazzi siamo giunti alla fine di questa review. Come al solito, pro da una parte e contro dall'altra. Vi chiedo scusa per il tempo un attimo più allungato che vi ho rubato, ma lo reputo necessario in quanto secondo me vi devo dare le massime informazioni. Appunto, voi potreste investire dei crediti, quindi lo reputo assolutamente necessario. Il mio voto finale personale al giocatore è di 9,5, lo reputo quasi perfetto. Aspetto una versione TIF perché penso che uscirà, date le prestazioni magnifiche e il giocatore magnifico, appunto, che è Pierre-Emerick Aubameyang. Io spero che questa review vi sia piaciuta, il mio lavoro vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e vi do l'appuntamento con la prossima review. Una buona settimana a tutti, grazie mille di cuore e niente, bella. Voglio gridare fortissimo, la vita fa schifo, il panorama è bellissimo.